Mister Beppe Cardone, siamo incappati in una di quelle giornate, no, che ogni tanto ci capitano, diciamo così, e volendoci soffermare sui lati positivi, c'era stato a cavallo del nostro gol un momento in cui avevamo messo abbastanza in apprensione la squadra di casa. Poi chiaramente quando si inizia a prendere il secondo e il terzo gol è chiaro che può finire come è finita. Sì, non vedere oggi salvo veramente poco. Sono molto amareggiato perché mi aspettavo una reazione diversa. Probabilmente la squadra sicuramente non è questa, perché ha dimostrato di poterlo essere, però insomma dopo 3 mesi e mezzo, 4 mesi di lavoro le giornate, per l'amor di Dio, ci possono sempre essere quelle negative. Però mi aspetterei che questa squadra riuscisse a essere un pochino più costante almeno all'interno dello stesso match. Abbiamo alternato, come dicevi tu, cose non buone, come un po' nostra consuetudine. Nei primi 7-8 minuti noi un gol lo prendiamo sempre. Poi siamo riusciti a pareggiare, avendo un quarto d'ora secondo me fatto bene. E poi un concatenarsi nella stessa azione di 3 errori ti portano a prendere il gol. 2-1, secondo tempo mi aspettavo sicuramente qualcosa di più, però ti dico la verità, si leggeva negli occhi che non ci credevano. E questa è la cosa più brutta, perché poi queste cose sono quelle che ti fanno fare un po', ti fanno fare dei passi indietro che non, cioè dopo averne fatti importanti in avanti, tornare indietro non è mai bello, perché poi dopo pensi che quel poco di buono che era stato fatto prima era frutto del caso e magari la nostra realtà è questa. Io credo di no, sono convinto di no, però è ovvio che se poi le prestazioni sono queste, si fa fatica anche a dire il contrario.